che ha trovato nella scultura della figura femminile un mezzo di espressione. Ricominciare è possibile, sempre. È questo il messaggio di speranza che permea la mostra L'Inizio, allestita all'Urban Center di Rovereto, che ospita le sculture dell'artista Roberto Lorenzini. L'esposizione, a cura di Claudio Mattè, ha come fil rouge la figura femminile ed è inserita nella serie di iniziative organizzate dal Comune che precedono la giornata mondiale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. È stato semplice con l'artista Roberto Lorenzini trovare il tema della mostra, cioè le donne, e da lì siamo partiti per organizzare diverse serate e che appunto sensibilizzavano a questo tema. Orgoglio nostro è stato anche che il Comune di Rovereto ha inserito tutte queste serate all'interno della manifestazione che il Comune organizza dal titolo Tutto iniziò con un grido. L'inizio si riferisce all'inizio della nuova vita di Roberto e noi abbiamo trovato come la cosa più semplice è dare questo titolo, l'inizio di una nuova vita per lui, sia a livello artistico, ma soprattutto a livello personale. Roberto Lorenzini ha trovato nella scultura un mezzo di espressione del suo mondo interiore, duramente messo alla prova da una lunga malattia, durata 10 anni, che ne ha compromesso gravemente i polmoni. Una vita difficile, il continuo ricorrere all'ossigeno per poter respirare e la minaccia costante di una fine prematura hanno messo duramente alla prova l'equilibrio personale e familiare di Lorenzini. Poco più di un anno fa, però, l'epilogo è un nuovo inizio. La possibilità di un trapianto e una nuova vita, tanto inaspettata quanto ricca di cose semplici da riassaporare. Questo percorso si riflette nelle figure femminili plasmate dalle mani dell'artista, ognuna legata ad un aspetto particolare e ad un vissuto specifico. Le figure femminili sono dedicate alla donna, come donna che dà la vita, però la figura femminile è... sono quasi tutte le sculture sono dedicate a mia moglie e sono dedicate tutte a lei perché la donna della mia vita, quella che sia adesso sono qua, è merito suo. E lei che mi ha fatto scoprire la scultura in questi 10 anni. La delicatezza ritratta nelle opere di Roberto Lorenzini dimostra un rispetto e un amore per la figura femminile che ben si concilia con la lotta contro la violenza sulle donne. L'arte, in questo senso, può davvero essere uno strumento culturale per contrastare ogni forma di coercizione e sopruso. Ed è tutto per questa puntata. Vi ringrazio come sempre per essere